Una borraccia in alluminio certificata food grade a 10.000 studenti salernitani per ridurre l'uso delle bottiglie di plastica o seggetta ed invogliare all'utilizzo dell'acqua del rubinetto. Il Comune di Salerno ha lanciato questa mattina a Palazzo di Città una campagna di sensibilizzazione per ridurre l'uso delle bottigliette, prevedendo la consegna di 10.000 borracce in alluminio agli alunni e ai docenti delle scuole elementari e medie di Salerno. Regalo green dunque per bambini e ragazzi che frequentano le scuole pubbliche elementari e medie della città. Il Comune di Salerno, con le società partecipate Salerno Sistemi e Salerno Pulite, con la collaborazione del Circolo Orizzonti di Legambiente Salerno, consegnerà, dopo le festività natalizie, agli alunni una borraccia in alluminio certificata food grade per prelevare l'acqua dal rubinetto di casa o direttamente a scuola. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è di contribuire con questa iniziativa a ridurre l'uso delle bottiglie monouso di plastica, ad incentivare l'uso dell'acqua del rubinetto, che è buona, controllata e costa poco, e soprattutto a costruire una coscienza ambientale nei cittadini più giovani. L'iniziativa è stata presentata questa mattina nel Salone del Gonfalone di Palazzo di Città, alla presenza dei dirigenti scolastici e dei rappresentanti istituzionali, con in primis il sindaco Vincenzo Napoli. È stato calcolato che ogni anno, con l'uso quotidiano delle borracce a scuola, potrebbero esserci circa 2.400.000 bottigliette usa e getto in meno. Molto importante, ma soprattutto quello che è importante è il giusto conferimento della plastica, perché conferita bene la plastica viene riciclata, può essere utilizzata per la produzione di energia, per la produzione di altra plastica, per cui non aumenta. La cosa fondamentale è il conferimento della plastica. Tutti gli studenti di Salerno consumano mediamente 2 milioni di bottiglie d'acqua all'anno, che è un numero enorme, è impressionante. Stiamo parlando di un solo anno. 20 bottiglie consentono di produrre energia per una lampadina di 60 watt per un'ora. Immagini 2 milioni di bottiglie cosa producono. Noi l'energia la importiamo dall'estero, non so se lo sapete, quindi produrne di più in Italia è anche un fatto economico. Noi abbiamo cominciato l'anno scorso con un progetto bellissimo che ha visto coinvolte le scuole elementari a Monticelli, dove tutto nasce. E quello di cui mi sono resa conto, avendo partecipato a tutti gli incontri con i bambini, è che manca la consapevolezza, manca la coscienza. Non si sa ancora che cosa si fa, che cosa fa Salerno Sistemi, in questo caso poi magari anche Salerno Pulita estenderà questo ragionamento. Bisogna sensibilizzare, come ho detto prima, immagino un futuro in cui quello per cui oggi noi lottiamo, e quindi questi sforzi che noi richiediamo non siano più sforzi, ma sia la normalità. Quello che oggi noi chiediamo come un lavoro, come un impegno, come anche un piccolo sacrificio, perché magari è più semplice comprare la bottiglia di plastica piuttosto che la mattina ricordarsi di riempire o lavare quella che si è utilizzata il giorno prima, diventino atteggiamenti comuni, cioè di vita quotidiana, di normalità, perché io penso che solo questo può effettivamente aiutare.